Giudicato pericoloso il limite di peso, gli organizzatori trovano una nuova formula piuttosto deprimente, la limitazione del consumo di combustibile. Ogni cosa viene fatta con la massima precisione. La corsa è resa spettacolare soprattutto dalle caratteristiche brillanti della squadra germanica e dalla squadra italiana che si presenta con lo spericolato Lancia e col nuovo fulgente astro del momento, Felice Nazzaro, figlio di un commerciante di carbone torinese. Di lui si dice che sa maneggiare l'automobile come un violino. Per fare economia di combustibile, le automobili vengono messe in moto all'ultimo momento ed alcune hanno delle noie. Appena la gara è iniziata, tutti i propositi di fare economia svaniscono. La nuova formula non ha molto successo. Due piloti muoiono al volante di questi giganti peso piuma. Uno di questi è il giovane Albert Le Mans. Molti piloti trovano difficile il circuito. Le corse incoraggiano la realizzazione di automobili sperimentali, ma una, la veterana Gobron Brille, è alla sua quinta stagione. Non è l'anno delle Mercedes e le Brasier sembrano ormai sorpassate. L'Italia ha preso il comando. È Wagner su una Fiat. Ha superato se stesso. Passa con meno di 7 secondi di vantaggio sulla Laurent Dietrich del francese Duret. Pablo, su una Brasier, sta tentando il tutto per tutto. Una Renault entra in collisione con una Brasier. Pablo ha piegato la sale anteriore, ma la macchina può ancora continuare la corsa. È in testa una Laurent Dietrich per la Francia, ma la Fiat di Lancia segue quasi a ruota. Felice Nazzaro, con un cavalleresco saluto, passa terzo. La velocità di questa automobile è comprensibile. Come molti altri, anche loro però hanno scoperto che i cerchioni staccabili si staccano con un po' troppa facilità. Le corse stanno diventando più accanite e più professionali, ma in genere sono ancora amichevoli. La tradizione vuole che si tenti di portare a termine la gara anche dopo aver perso 2 ore e mezzo. Con una guida portentosa sulla sua Laurent Dietrich, Duret continua a stare in testa per la Francia, però la Fiat di Lancia è passata all'attacco. Le macchine francesi passano seconde e terze. Con ancora 2 soli giri di pista, Duret viene raggiunto e l'italiano Felice Nazzaro passa primo sulla sua Fiat.